Simone, Bruno, sei così bello! Ah, sì. Ed è bello anche che siamo amiche adesso. Sì, e abbiamo condiviso i ragazzi. Sì, e i nostri giocatori di basket sono fantastici. Ah, che peccato che non ci guardino nemmeno, no? Va bene così, Diana. Mettiamoci sedute sotto la palestra e ci noteranno di sicuro. Sì, giusto. Non li faremo passare. E li seguiremo. Sì, e non importa se ci butteranno fuori per la seconda volta. Avremo ciò che è nostro. Beh, se ci buttano fuori significa che almeno non sono indifferenti, no? Non credo che ci amino, ma ci hanno urlato contro, il che significa senza dubbio qualcosa. Giada, non andremo a lezione oggi. Staremo tutto il giorno attaccate a questa porta ad aspettarli. Sì, Diana, sono d'accordo. Ancora voi? Ciao ragazzi, siamo di nuovo noi! Come state? Simone, guarda, ti ho preso un panino. Alla salsiccia è buonissimo. Chiudi la borsa, puzza! Noi seguiamo una dieta proteica. Che cosa? Va bene, allora ne prendo nota. Giusto, Bruno, sapevo che non ti piace la salsiccia e che non la mangi, così ti ho portato del buon porridge, quello che mangiava anche Ercole. Ne vuoi un pochino? Ragazze, voi siete pazze! Sapete una cosa, ragazzi? Ci siamo innamorate di voi! Sì, e voi nemmeno ci guardate mai! Sapete una cosa? Se non ci rispondete per la terza volta, per noi sarà... terribile! Dovete smetterla di seguirci! Non siete le nostre tipe, noi usciamo già con le cheerleaders! Cheerleader? Allora perché non l'avete detto prima? Anche noi siamo delle cheerleader e siamo molto molto belle! Ma chi sono le cheerleader? Quelle con i pompon, per caso? Sì, sono loro! Siamo le vostre cheerleader! Smettetela di correre e di saltare o lo diremo alle nostre ragazze. Loro sono atletiche, possono battervi. Dici che sono atletiche? Possono batterci? Ascolta, ragazzo cheerleader, sei troppo, troppo presuntuoso. Senti, tu, ragazzo in blu, non sai con chi hai a che fare e te ne pentirai. Giada, digli un po' chi siamo noi, avanti. Non sapete chi siamo? Tutti a scuola ci rispettano, ci amano e sono terrorizzati. Esatto, da noi. Tutti vogliono uscire con noi, ma noi abbiamo scelto voi. Pensate che fortuna, mi no? Mi state già facendo venire il mal di testa, spostatevi. Spostati. Ascolta, Giada, ci hanno fatto del male. Ci hanno fatto molto male. E noi? E noi? Non lasceremo che ci facciano del male. Facciamogliela vedere, sì, noi. Giusto. Mostriamogli chi siamo. Diana, che c'è che non va? Non stai bene? Sembra che il baschettaro le abbia detto no. Sai una cosa, Kev? Se fossi in te mi siederei qui e starei zitto, perché oggi sono molto arrabbiata e posso farti del male. Sì, sarà successo qualcosa col baschettaro. Ragazzi, non sono affari vostri se è così. Diana, posso prepararti un buon tè? Dima, il tuo tè non mi aiuterà. Comunque, prega, perché forse tornerò da te prima o poi. Oh, finalmente! Art, mi ami ancora? Sì, Giada, certo! Molto bene, prega, perché forse tu e io torneremo insieme. Wow, penso che tra Giada e il giocatore di basket non sia andata bene. Laila, possiamo incontrarci? Dimmi di sì, ti prego. Patrick, no! Diana, sai dov'è Julie? Dov'è Nat? Non sono a scuola oggi. Non riesco a capire dove sono. Come potrei sapere dove sono Julie o Nat? Giorgia! Diana, lo sa come mi chiamo e anche da molti anni. Sai dove sono le ragazze? No, Giorgia, i ragazzi non sanno dove sono le ragazze e ho davvero bisogno di te. Diana, che c'è che non va? Che cosa ti serve? Diana, non capisco che cosa vuoi che Giorgia, faccia! Zitta. Giada, andiamo a parlare! Che sta succedendo, Diana? Giada, hai dimenticato la vendetta contro i giocatori di basket? Vendetta? Oh sì, sarà molto amara! Tesoro, dove stai andando? Art, non sono ancora il tuo tesoro! Dai, Giada, andiamo! Dobbiamo fare in fretta! Art, ho una fidanzata, sai? È Laila! No, Patrick. Diana, qual è il tuo piano? Non abbiamo escogitato nulla. Giada, l'ho inventato tanto tempo fa. Basta, ragazze, che tipo di vendetta? Qual è il piano? Che devo fare? Andiamo io in bagno. Questo.
Comunque, Giorgia, devi aiutarci. Diana, ma come? Ci proverà con i giocatori. Ragazze, lasciatemi andare in classe. Che sta succedendo qui? Shh, Giorgia, oggi sarai un allenatore? Oh, mio Dio! Chi allenerò, ragazze? Giada, allora funziona così. Giorgia si vestirà da allenatore e allenerà i ragazzi di basket che domani hanno una competizione molto seria e che non riusciranno a superare perché li avrà preparati Giorgia. Avete capito il mio piano? Ragazze, dite sul serio, sarò io l'allenatore, ma siete matte, fatemi uscire. Giorgia, no, dai. Devi aiutarci, Giorgia. Farai quello che ti diciamo noi. Va bene. Devi seguire le nostre istruzioni. Adesso andiamo, devi cambiarti. Devi essere convincente. Sì. Diana, il piano è figo, ma dove prenderemo l'uniforme di Giorgia? La ruberemo negli armadietti e poi la rimettiamo a posto. No. Oh, Giorgia, ecco la tua uniforme. Sì, sbrighiamoci. Andiamo. Dai, sbrigati. Problems on problems on problems on problems on problems are solved, my run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the bird is back. Eccole di nuovo qui. Non siete stanche? Penso proprio che non ci capiscano. Ho detto silenzio e mettetevi tutti in fila molto velocemente, ok? Subito. Un attimo e ci mettiamo. Ma chi è questo? È il nuovo allenatore. È molto severo. Sì, preparatevi. E l'allenatore? È un po' basso per fare basket. Che cosa? Non sembra un allenatore? Mi state deridendo? Sapete chi sono io? Sono l'allenatore George. Vinco sempre, non ho perso una sola partita. Avete sentito bene? Non una sola partita. Ok, mi spiace. Ma chi è lei e dov'è il nostro solito? Io non lo so, mi sa che non capisci bene, ma se vuoi te lo faccio capire. Hai capito ora? Tranquillo, esercitiamoci, abbiamo una competizione domani. Domani vi aspetta una gara molto dura. Sì, ci eserciteremo. Sì, ci alleneremo molto duramente. Il nostro scopo è vincere e vinceremo. Volete vincere? Non fatemi ridere, vi siete visti. Loro sono delle vere campionesse, non voi. Campionesse! Coach, non può essere! Noi siamo campioni, siamo invitati ovunque, vinciamo dovunque! Loro non sono nemmeno giocatrici di basket! Vediamo che giocatori di basket siete e come giocate! Preparatevi al passaggio, forza! Ok, andiamo! Che succede, coach? Noi siamo i migliori del mondo! Che c'è che non va? Mi avete appena messo in imbarazzo, non andrete da nessuna parte, non a quella competizione, imparate dai veri professionisti. Ma da dove arriva questo allenatore? Dall'altezza, infatti, non si direbbe. Ecco, è questo quello di cui sto parlando, professionisti. Oh, è fantastico, ben fatto, perfetto. E voi? Che ho sentito, vieni qui così ti do un'altra bella ginocchiata. Vieni qui, forza. Oh, senti, cosa ha detto? Non lo so, ho sentito l'eco. Ora salterete in alto come veri saltatori, primo e poi secondo, chiaro, tutto chiaro? Ma questo non si fa a basket. Dacci da fare qualcosa per domani o perderemo. Ma che sta insinuando? Su, saltate veloci, 1, 2, 1, 2. Ok. Guarda come li educa Giorgia. E i ragazzi pensavano di scapparci. Questo è solo l'inizio. Sì, speriamo che Giorgia non si faccia beccare. Tuta blu, dammi retta, non si salta. Qualcosa così non va? Sembri forte, alla fine ti prenderò nella squadra. E io? Continua a saltare, ti farà bene. Bene, andiamo a dirglielo. Facciamogli capire chi è chi in questa scuola. Come diavolo Bruno, ti chiami? Bruno, il difensore. Lo vedo, sì. Sei un ragazzo molto sportivo. Simone, che fai? Salti, pseudo sportivi. Lo sai chi è il vero atleta? Qui io, sono io il vero atleta. Io ti odio. E tu, Bruno, lo sai che siamo noi le campionesse qui? Giusto, allenatore George. Beh, ragazze, voi siete forti, ma io ho un altro campione qui. Bruno?
Oh no! Cavolo! Mi sono dimenticata che Giorgia è innamorata di Bruno! Dobbiamo escogitare qualcosa, altrimenti salterà tutto! Coach, allora vado ad allenarmi? No, Bruno, aspetta! Domani sera verrai con me al club! Sai anche ballare bene? Che succede? Giorgia! Per favore non rovinare tutto! Che ci fai lì in piedi? Vai ad allenarti e io e Bruno andremo al club! E sì, per tua informazione, non sono Giorgio, sono Giorgia e ho una bella cotta per te! Simone, tienimi! Giorgia, non verrai al club con noi domani? Giorgia, non siamo più tue amiche! Non verrai al club con noi domani? Non ti parliamo più ora, vattene pure e frequenta pure quel Bruno! Diana! Sapete una cosa? Sì, io uscirò con Bruno e Giada, per tua informazione, non è tuo, è mio! Lasciami! Forza ragazzi, andatevene via! Anche questa volta è andata male con i giocatori di basket! Ma ce la faremo, è sicuro! Allora ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e fate clic sulla campanella, ciao!